parlare un attimo con la Ronzulli, perché questa scena di oggi, Ronzulli, è molto simile a una scena di ieri. Come ci ha detto Rossella, è tutta un'ipocrisia, perché io sto chiusa e poi la gente chiama il parrucchiere in casa, e ha ragione, perché è vero. Dall'altra parte, ieri una signora che ha un turismo mi ha detto la stessa cosa: io non posso far venire qua all'aperto le persone a mangiare, e poi si vedono nelle case, fanno le cene e mi chiedono il cibo da... Cioè, onestamente, c'è un'ipocrisia di fondo su questo tema. Io sono d'accordo con loro. E io anche, non è che c'è molto da aggiungere, ha ragione la signora Rossella e hai ragione tu, Mirta. Che differenza c'è oltre, no? Anzi, io vedo addirittura un pericolo maggiore. Cioè, se il ristorante è chiuso e non mi dà la possibilità di sedermi a tavola con i miei congiunti, magari soltanto in sei, però io poi a casa mia posso invitare 20 persone, al di là di quello che è possibile o non possibile fare dal punto di vista, diciamo, delle regole da seguire, ma è più o meno rischioso avere 20 persone in casa piuttosto che 6 distanziate al ristorante? È più o meno rischioso invitare a casa il parrucchiere, l'estetista, piuttosto che andare nel centro estetico o dal parrucchiere che indossa i guanti, la visiera, la mascherina, che paga le tasse peraltro? Però se ne vogliamo fare soltanto anche un discorso di sicurezza e non di attività lavorativa, io penso che sia più sicuro andare dal parrucchiere che ha le regole e i dispositivi e il distanziamento, piuttosto che farlo venire in casa. Allora, perché poi sappiamo benissimo che quando arrivano in casa si tolgono la mascherina, perché ce la togliamo tutti, perché c'è una attenzione differente. E allora questa è un'altra di quelle incongruenze di cui lei parlava prima. Allora fermiamoci un momento, però, mi scusi Ronzulli, devo andare in pubblicità, però è un grande tema, bisogna un po' mettere le mani nella realtà e cambiare le cose, se no non ne usciamo. Vedo che è arrivato peraltro a trovarci